La città è la memoria. All'uomo che cavalcava lungamente per terreni selvatici viene desiderio di una città. Finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciole incrostate di chiocciole marine, dove si fabbricano regola d'arte, cannocchiali e violini, dove quando il forestiero è incerto tra due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. A tutte queste cose egli pensava quando desiderava una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni, con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane, a Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c'è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù. Lui è seduto in fila con loro, i desideri sono già ricordi. Essere poeta, che può essere anche essere un musicista, artista, non Certo. è una mia ambizione, è la mia maniera di stare solo. Ah, vedi. Questo lo penso molto, è quello che penso. La letteratura, come tutta l'arte, è la confessione che la vita non basta. Sentire tutto in tutte le maniere, vivere tutto da tutte le parti, essere la stessa cosa in tutti i modi possibili allo stesso tempo. Sono stato educato dall'immaginazione, ho sempre viaggiato dandole la mano, ho amato, ho odiato, ho parlato, ho pensato sempre per questo e tutti i giorni hanno questa finestra davanti a tutte le ore, sembrano mie in questa maniera. Questa è molto carina. La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Bellissimo. Ogni opera d'arte è figlia del suo tempo e spesso è madre dei nostri sentimenti. Analogamente, ogni periodo culturale esprime una sua arte che non si ripeterà mai più. Lo sforzo di dar vita ai principi estetici del passato può creare al massimo delle opere d'arte che sembrano bambini nati morti. Noi non possiamo, ad esempio, avere la sensibilità e la vita interiore degli antichi greci e se in scultura tentassimo di adottare i loro principi, non faremmo che produrre forme simili alle loro, ma prive di anima, come le imitazioni delle scimmie. Esteriormente, i movimenti delle scimmie sono perfettamente uguali a quelli dell'uomo. Una scimmia sta seduta, tiene in mano un libro, lo sfoglia, assume un atteggiamento pensieroso, ma ai suoi movimenti manca un senso interiore. C'è però necessariamente un'altra somiglianza tra le forme artistiche, la somiglianza delle aspirazioni interiori e degli ideali. La somiglianza, cioè, fra i climi culturali di due epoche può portare alla ripresa di forme che erano già state utilizzate in passato per esprimere le stesse tensioni. È nata così, per certi aspetti, la nostra simpatia e la nostra capacità di comprensione per i primitivi che sentiamo così vicini. Come noi, questi artisti puri miravano all'essenziale e rinunciavano ai particolari esteriori. Ma per quanto importante, questo è solo un punto di contatto. La nostra anima si sta risvegliando da un lungo periodo di dematerialismo. Cioè, la cosa curiosa è che questo è del 1910 e quando leggo questa cosa è assolutamente attuale e racchiude in sé i germi di quella disperazione che nasce dalla mancanza di una fede, di uno scopo, di una meta. Non è ancora svanito l'incubo delle concezioni materialiste che consideravano la vita dell'universo come un gioco perverso e senza peso. L'anima si sta svegliando, ma si sente ancora in preda all'incubo, intravede solo una debole luce.
come un punto in un immenso cerchio nero. Poi ho preso un'altra cosa. Dove va questa vita? Dove va l'anima dell'artista coinvolta nella creazione? Cosa vuole annunciare? Illuminare la profondità del cuore umano è il compito dell'artista, dice Schumann. Il pittore è un uomo che sa disegnare e dipingere tutto, dice Tolstoi. Grazie, Kandinsky è un grande non solo pittore ma anche pensatore. Ce n'è anche questo, guarda, a questo punto, dato che... Questo è Picasso, Questo è invece. Picasso, che però insomma alla fine, cioè, mi piace perché comunque il pensiero dell'artista, spesso sento pronunciare la parola evoluzione. Mi si domanda di spiegare come la mia pittura si evolve. Per me non c'è passato o futuro in arte. Se un'opera d'arte non può vivere sempre nel presente, non deve essere presa in considerazione. L'arte dei greci, degli egiziani, dei grandi pittori che vissero in altri tempi non è arte del passato. Forse... scusami, non riesco a leggere. Forse è più viva oggi di quanto fu mai. L'arte non evolve da sola, le idee dei popoli cambiano e con queste i modi di espressione. Quando sento parlare dell'evoluzione di un artista, mi pare che la gente lo consideri in piedi tra due specchi che riproducono la sua immagine un infinito numero di volte e che contempli le successive immagini di uno specchio come il suo passato e le immagini dell'altro specchio come il suo futuro, mentre la sua vera immagine è nel presente. Variazioni non significa evoluzione. Se un artista varia la sua espressione, vuol dire soltanto che ha cambiato il suo modo di pensare, e questo può essere per il meglio come per il peggio. Che sciocchezza! Il mio cuore ogni volta che sente bussare apre. Oppure, bussano, chi sarà? Nascondo la polvere della mia solitudine sotto il tappeto, aggiusto il mio sorriso ed apro. Molto. Oppure, questa è bellissima anche. Una dorme nel suo letto, l'altra dorme in quello del suo sogno. Ha due donne che l'amano, una invecchia vicino a lui, l'altra gli offre la sua gioventù e svanisce. Ha due donne, una nel cuore della sua casa, un'altra nella casa del suo cuore. Oppure... Mi infiamma il desiderio e brillano i miei occhi. Sistemo la morale nel primo cassetto che trovo, mi muto in demonio e bendo gli occhi dei miei angeli per un bacio. Sono spaventata come una gazzella davanti agli occhi della tua fame. Amami in silenzio e lasciami interrogarmi. Bussano, chi sarà? Nascondo la polvere della mia solitudine sotto il tappeto, aggiusto il mio sorriso e apro. Questa l'avevamo già letta. Nell'introduzione. Entrano nelle nostre vite come ruscelli e improvvisamente vi affoghiamo e non sappiamo più chi ci ha dato l'acqua e il sale e chi ci ha lasciato in noi questa amarezza. Di sé, senza essere stata invitata, mi fa una visita, gira attorno a me. La scaccio ed eccola, come una mosca nera, come una mosca brutta e nera, vola qui, ronza là e si posa in fondo al mio cuore. La malinconia è una mucca sciocca che rumina il verde e il secco della mia gioia. Bravissima. Bellissimo. Il rimpianto, come il desiderio, non cerca di analizzarsi, ma di soddisfarsi. Quando si comincia ad amare, si passa il tempo non a comprendere che cosa sia il nostro amore, ma a preparare le possibilità dei convegni di domani. Quando si rinuncia, si cerca non già di conoscere il proprio dolore, ma di offrirne a colei che lo causa l'espressione che ci sembra la più tenera. Si dicono le cose che si sente il bisogno di dire e che l'altra non capirà. Si parla solo per se stessi. Oppure... Chi soffre per amore è come si dice di certi malati, il medico di se stesso, poiché può ricevere consolazione soltanto dall'essere che gli causa dolore e dal quale quel dolore è un'emanazione. Proprio in esso finisce per trovare un rimedio. Vediamo.
La verità sulle intenzioni di un uomo non si apprende chiedendola. I confini troppo ristretti che tracciamo intorno all'amore derivano solo dalla nostra grande ignoranza della vita. Nello stato d'animo in cui si osserva, si è molto al di sotto del livello su cui ci si trova quando si crea. Vabbè, ce ne sono tanti. Ancora una. Vai. Quando siamo innamorati di una donna, proiettiamo semplicemente in lei un nostro stato d'animo. Di conseguenza, l'importante non è il valore della donna, ma la profondità dello stato. Le emozioni dateci da una ragazza mediocre possono permetterci di far risalire alla nostra coscienza parti più intime di noi stessi, più personali, più lontane, più essenziali, di quanto farebbe il piacere che ci dà la conversazione di un uomo superiore o anche la contemplazione ammirata delle sue opere. Grazie. Allora, una ragazza vestita con un bell'abito medievale sta leggendo i tarocchi su un tavolino e canta: fior di vaniglia, il tempo passa e nessuno mi si piglia. Si sposano tutte quante, a me mi tocca ad aspettare Dante. Oh, è curiosa la vita nel Medioevo, che poi Medioevo lo dite voi, io dico 1284. Poi voi le chiamerete come vi pare, le epoche, gli si dà nome dopo. Le dittature, ad esempio, se ne parla male solo dopo, intanto tutti se le puppano. Volete vedere? Io sono Beatrice che il futuro predice, leggo le carte, quindi so tutto del futuro, in quanto agli anni che vivete voi adesso. Madonna Nana, neanche c'ho un nome per chiamarlo, quello lì, ragazze, girateli alla larga a codesto puttaniere. Ma non devo parlare di politica che ci si mette nei guai, canappione. Gliene stanno capitando di tutti i colori, coi guelfi ghibellini, i bianchi e i neri e così via. Chi è canappione? Scusate, io la Righieri lo chiamo così. Mia madre dice: non t'azzardare che è un grande poeta importante, però grande importante pure il naso. Piaca un becco che pare una poiana, pare. Una caffettiera, anche se non è ancora stata inventata. Insomma, lui fa il poeta, ma inveisce e si incazza e mette tutti all'inferno. O ce l'ha con Pisa e con Arezzo, e con i papi e con gli arcivescovi. Mi sa che prima o poi lo fanno fuori, lo mettono fuori dal palinsesto a legnate. Mi dispiacerebbe, o lo dico a voi in confidenza, io a quello non lo sopporto. Mi ha visto la prima volta che avevo 8 anni, lui 9. Mica mi ha detto: si gioca insieme, ti regalo un gelato. No, l'ha fatto 10 poesie, perché è in toscano, l'ha fatto 10 poesie di 2000 versi, il piccino. Ci siamo incontrati solo una volta l'anno scorso, avevo 18 anni e da allora sparito di nebbia. Gli è timido, dicono, e poi tutti aggiungere: quanto sei fortunata, quella è un poeta, ti dedicherà al capolavoro della letteratura italiana, ti renderà famosa, è come uno sponsor. Sponsor è una parola latina, non inglese. Sai quanto vorrebbero essere cantate da lui? Vabbè, ma io sono una donna, mica una serenata. Mica posso aspettare che abbia finito il capolavoro e che mi abbia angelicato, intanto io buona e zitta, a 19 anni, al Medioevo, si è già in anticamera da zitelli. Mica si ha lifting, gli antibiotici e l'aerobica, noi. A 25 anni zitelle e carampane o tisiche, o magari ti capita un casino come Giulietta, tac, secca a 15 anni, poverello, come Ofelia. Lo vedo io nelle carte cosa succederà. Magari muoio a 25 anni, qui c'è scritto che sarà così, e intanto devo stare qui ad aspettare il vate, che neanche suona bene come frase. Oltretutto, bello non è. Mi passa a 20 metri, lo vedo che mi guarda, sospira, si calta il becco. Ma mai che si facesse avanti, oh, vieni piuttosto, Dantino mio. E fammi, che ne so, un regalino, un anellino, vabbè. Non mi puoi invitare al cinema? Sì, va a vedere la piena dell'Arno. Dicono: sì, paziente, gli è un poeta, ti regala i suoi versi, è una bella fava. Già ne ha scritto uno diverso, che te lo raccomando, tanto gentile e tanto onesta pare. Certo che il letterato capisce che pare, sta per appare, ma quelli del borgo di San Jacopo, quando passo li sento: guarda la Bea, la Beatrice Portinaria, sai che c'è, tanto gentile e tanto onesta, pare.
e giù che ridono. Bel servizio mi ha fatto la Pogliana Canappiona. Ho sentito questi versi: Beatrice tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, e io in lei le luci fissi di là su rimote, nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorti in mar degli altri dei. Oh, io che guardo fissa le rode di che? Una scema sembro. Nel suo aspetto dal dentro mi fei, ti fei cosa? E sto Glauco che bruca l'erba, ma chi è, un caprone? Te ne immagini uno che torna a casa tutte le sere e ti parla così, mi fei, che mi fei? Che hai fatto oggi? Cosa si fe stasera? È che nel Medioevo non si deve fare quello che vogliono i genitori. Se mi sente parlare così il mio babbo, banchiere, vado in convento. Perché nel Medioevo, belline mie, se non si va d'accordo con babbo e mamma, mica ci si impasticca, mica si va all'estero con l'Erasmus, mica dallo psicoanalista, mica in college. Non si va di corsa in convento, si va di corsa in convento, capito? E poi sti poeti sono dei begli ipocriti. Se ne scelgono una da angelicare e poi vanno a troie. Tutti via a Prato, al bordello della Mara, e sai che versi, come i politici vostri, e viva la famiglia, i valori cristiani, e poi tutti a trombare in giro. Io invece, tanto gentile e onesta, devo parere, devo camminare a occhi bassi, mi sono guardata tutte le merde di cane di casa mia a Piazza Santa Maria Novella. Però ho imparato a camminare così, vedete, tengo gli occhi bassi, poi li alzo come vedessi una visione, il paradiso, le alte rote, la Madonnina, invece di sguincio butto l'occhio e guardo i ragazzi e vedo Battistone, quello che gioca al pallone, sì, il calcio fiorentino, adesso è un gioco clandestino, ma tra 300 anni lo conosceranno tutti. Battistone è 1,90 m, due spalle, due occhioni, col corpetto viola, col giglio, e sapete che adesso ci sono quei pantaloni attillati che si vedono certe abbondanze dentro. Poi certo un po' si può simulare, si può infilare un calzino, una bottiglia di sidrone, sì, di sidrone, è la Coca-Cola medievale, ma il battistone è tutta roba sua, lo so per certo, da un'amica mia, perciò ho il canappione di ieri, mi si chiara, mi fa vedere il 7,40, mi assicura che sta commedia che sta scrivendo avrà un certo successo, e soprattutto mi viene giù di regalino, di anellino, collana o gemmulla, oppure io una di queste notti mi metto il mantello e scappo di casa. Voi in Santa Croce, dove si allenano di nascosto, vado dal battistone e gli dico: ciao bello, sono la Beatrice, quella cantata da Dante, dai che tra noi ragazze famose e voi calciatori c'è sempre feeling. E lui bello ma un po' rozzo mi dirà: ma che cazzo vuol dire feeling? Io gli dirò: vieni, vieni mia bel ganzo, vieni che ti porto sotto il ponte all'Arno e te lo spiego. Che per descrivere quello che succede poi non ci vuole Dante, ci vuole l'Aretino. Non sono angelicata, non sono seria, e chi l'ha detto che devono scegliere loro? Basta col poeta che si sceglie la donna ispiratrice, d'ora in avanti i poeti ce li scegliamo noi. Tu a me non mi canti, mi faccio cantare dal De André, va bene? Anzi, mi faccio cantare dal Battistone, che fa delle belle serenate con tre rime ma sincere, c'è l'a cuore, c'ha pure il sidrone. Guarda che bella luna, che sa l'Arno come brilla, io sono giovane e bella e l'ho voglia di essere libera. Sai che ti dico? Io esco stanotte che magari domani mi fanno sposare Canappione o un altro notabile che non mi piace e schiatta al primo parto. Vai Beatrice, una bella notte avventurosa. Poi l'ha scritto lui, no? Tanto gentile e tanto onesta. Pare. Fior di prugnola, le mie poesie me le scrivo da sola. E poi scrivo una poesia carina. Signore, le disse, se io mai dovessi un giorno uccidermi per pena di amore, lo farei qui tra ninfee bianche e rosa, lo farei qui in quest'acqua vischiosa. Perché, signore, freddo è il mio cuore, e più non so se è capace di amare? Madame, lui disse, su non scherzate, vorrei essere il vostro girasole, a voi rivolgermi col fuoco d'amore e farvi ardere ed arrossire, perché da tempo non provo più amore e di essere capace vorrei ritornare. Così dicendo, sul ponte arrivarono, lui la sfiorò, lei si scostò, lei resistette e lui la baciò. Lei si negò, poi si avvinghiò, o dolce lotto, erotica prova, su un piccolo ponte, scomoda alcova. Amor li avvinse, amor li spinse, il parapetto sottile crollò, e si scoprì che sapevano amare, ma nessuno dei due sapeva nuotare.
Rita Varcotulli.